Il colpo di scena è arrivato stamattina, solo poche ore dopo l'accordo raggiunto tra i sindacati e l'azienda, che prevedeva la temporanea sospensione della procedura di mobilità fino al 4 settembre. La LASME, azienda di Melfi dell'indotto Fiat, ha deciso di tornare sui suoi passi e dunque il braccio di ferro fra i vertici aziendali e gli operai continua. A far saltare l'accordo, secondo un comunicato della LASME, è stato il mancato sgombero di tutte le aree interne al perimetro aziendale da parte dei lavoratori e quindi il mancato ripristino dello stato di legalità. Una alla dura dei 174 operai per i quali è scattata la mobilità il 7 agosto ha infatti deciso di mantenere il presidio sul piazzale dello stabilimento. I 7 operai che erano saliti sul tetto sono scesi, ma una quindicina è ancora davanti alla fabbrica. La società ha sottolineato che la decisione è irrevocabile. Tutto è rimandato dunque, salvo ulteriori sorprese, proprio al 4 settembre, giorno in cui è stato convocato un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico.